Vincere è l'unica cosa che conta, maggior ragione lo sarà contro l'Imolese, ultimo atto della stagione regolare. Blindare il quarto posto dipenderà solo dai biancazzurri per la terza posizione e accedere alla fase nazionale dei playoff, saltando così i primi due turni. Servirà anche la vittoria del Siena, che al Franchi riceve la visita del Cesena. Nel caso in cui il Pescara riuscisse solo ad agganciare i bianconeri di Viali, vittoria del Delfino e pari dei Romagnoli, con lo scontro diretto in parità, sarebbe determinante la differenza reti globale, a favore però del Cesena con un differenziale di più 7. In sintesi, vincere per essere almeno sicuri della quarta piazza e saltare il primo turno dei playoff, poi si vedrà. Terza partita per Luciano Zauri, che naturalmente non ha nulla da perdere e punta al terzo successo consecutivo. Subentrare non è mai semplice, ancora più complicato a 3 giornate dall'epilogo. Devi fare breccia nella testa del gruppo, toccare le corde giuste, col margine di errore pari di fatto allo 0. Io ho portato quello che è il mio modo di essere, il modo di lavorare, quindi alla base della mia carriera, prima e dopo, c'è sempre stato appunto la serenità e la voglia di imparare, la voglia di migliorarsi. I ragazzi vedo che si applicano e fanno quello che gli dico, per cui sono assolutamente contento. I 3 punti di domani sono molto importanti per non avere rimpianti, no? Quindi dobbiamo fare il massimo. E così come abbiamo fatto nelle precedenti partite, quindi vincere la partita domani e poi andare a vedere cosa è successo negli altri campi, anche perché la vittoria di domani, la partita di domani serve comunque a prepararsi appunto ai playoff. Insomma, avvio senza alcun dubbio incoraggiante. Out Frascatore, frattura alla mano, almeno 3 settimane di stop. Verrà rilanciato Nzita, la cui ultima partita da titolare risale allo scorso 14 febbraio. Reggiana Pescara 2-0 con espulsione dell'ex Perugia nel secondo tempo. Si torna alla difesa a 4, a metà campo il rientrante Derisio fungerà da vertice basso del triangolo completato da Poppetti e Pontisso. Non dovrebbero esserci ulteriori novità. Dietro Cancellotti terzino, Drudi e Ingrosso nel cuore del reparto, in attacco Clemenza e Dursi a supporto di Ferrari. Tra i convocati anche Zappella, guarito a tempo di record dall'infortunio alla spalla. Il laterale destro partirà dalla panchina. Penultima in classifica, l'Imolese disputerà i play-out, provando però prima a migliorare la posizione nella griglia. In campo ha conquistato 36 punti, la classifica dice tuttavia 34. Il club infatti è stato penalizzato di 2 punti per motivi legati al cambio di proprietà concretizzatosi la scorsa estate. Nelle prime 11 giornate l'Imolese è stata tra le sorprese del girone. 18 punti, uno in più del Pescara e migliore attacco con 20 gol dopo il 5-0 rifilato al Grosseto. Quindi la netta inversione di tendenza con altrettanti punti, 18 ma in 26 partite. In questo lasso di tempo la squadra di Gaetano Fontana è riuscita a vincere appena 3 gare, tutte in casa contro Teramo, Montevarchi e Vis Pesaro lo scorso 14 aprile. È una squadra tosta che difende in 11, sotto palla tutti, organizzata, sa quello che deve fare, che non è un dettaglio, per cui è una partita molto molto difficile, però ti ripeto, loro ci interessano sì, ma noi siamo consapevoli della nostra forza. Imolese senza Alessandro Lombardi per la squalifica, Lia, Matarese e Santoro causa infortunio, 5 giocatori diffidati tra i quali Vona, D'Alena e Padovan. Le probabili scelte del tecnico Gaetano Fontana, 4-3-3, Rossi non al meglio, tra i pali gioca Santo Padre, figlio del presidente del Perugia. In difesa Cerretti, Rinaldi, Angeli e Liviero, D'Alena play, Mezzali, Bosco Lucchio e Benedetti, davanti Luca Lombardi e Romano, a supporto dell'argentino Nicolas Belloni, classe 2001, che la scorsa estate il Delfino ha girato in prestito appunto all'Imolese.